oggi siamo proprio qui a fare un punto sullo stato d'avanzamento dei lavori delle due nuove rotonde di incise che andranno a eliminare i semafori che prima regolavano le intersezioni come quella qui alle mie spalle, quella da su Piazza Capanni e via 20 settembre, un lavoro frutto di un accordo con Autostrade, con risorse di Autostrade, sono 2 milioni di euro complessivi, in realtà che non verranno utilizzati solo per questi lavori ma anche per altri interventi di messa in sicurezza e fluidificazione del traffico sul territorio. Questa è la prima rotonda che ormai è arrivata sostanzialmente a completamento, mancano alcune opere accessorie, ma diciamo già il tracciato con il centro della rotonda e tutti i nominamenti pedonali ai lati sono completati, quindi è una rotonda già in funzione e già si vedono i primi benefici sulla viabilità. Ovviamente in questi giorni sono partiti anche i secondi lavori della seconda rotonda, quella sotto via di Barberino, che è un intervento un po' più grosso perché richiede anche un parziale sbancamento della parte a monte della strada, quindi una modifica anche leggera della viabilità. Lavori in partenza in questi giorni, quindi ancora un po' di disagio sul traffico che rimane su quella zona anche a causa della sovrapposizione con i lavori di Publiacqua che in alcuni momenti del giorno si è restringono la carreggiata e richiedono anche un senso unico alternato regolato da semaforo e da movieri, quindi ancora su quel tratto ci sono alcuni disagi sulla viabilità, ma devo dire che i lavori stanno procedendo come dal cronoprogramma. Per inizio 2025 entrambe le rotonde saranno completate, questa rotonda ha rispettato esattamente i tempi che doveva avere per la prima, per il completamento dei lavori, quindi siamo molto contenti perché per noi sono opere strategiche che fluidificano il traffico, quindi restituiscono tempo vita alle persone quando vanno al lavoro, quando vanno a portare i figli a scuola, e quindi oggi siamo qui proprio per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori e per constatare il fatto che già un risultato importante è stato portato. Nelle prossime settimane, con ancora un po' di pazienza, anche la seconda rotonda arriverà a completamento e comporterà veramente un grande beneficio non solo per il territorio di Figline e di Incisa, ma per tutta questa direttrice principale che va verso il castello dell'autostrada, che vede tutti i giorni migliaia di auto e di conducenti a tutto il Valdarno che vanno verso il casello autostradale, che troveranno un risparmio di tempo significativo in entrambe le direzioni per andare al lavoro o a scuola.